Il miserere, il pianto di Davide, del suo popolo e della Chiesa. Salmo 50-51 di don dolindo Ruotolo. Davide, adultero e domicida, fu figura del suo popolo prevaricatore che, prediletto da Dio, doveva un giorno adulterare dalla verità e rendersi reo del più orribile reato di sangue, della morte del Redentore. Perciò, come il peccato del Santo Re adombrò il peccato del suo popolo, così il suo pentimento adombrò il pentimento che Israele avrà nel suo futuro ritorno a Dio e dalla Chiesa Cattolica. Si può dire, senza esagerazione, che Davide, piangendo il proprio peccato, abbia composto il Salmo del Pentimento Nazionale di Israele per il giorno in cui ritornerà alla verità. Quale dolore proverà il popolo di Dio così contaminato nel corso dei secoli dalla sua apostasia nel riconoscere il crocifisso che ancora ha le braccia aperte e lo attende? Come gli dovrà apparire immensa la misericordia del Redentore e con quale slancio dovrà gridargli pietà di me, o oh Dio, secondo la tua misericordia, che il tuo grande amore cancella il mio peccato? Riconoscerà il suo peccato e la sua iniquità. Ed il suo peccato gli sarà sempre davanti perché ogni croce eretta sulla terra gli ricorderà il suo delitto. Riconoscerà di aver peccato contro Dio, contro te solo ho peccato, confessando la divinità del crocifisso. I suoi padri lo rinnegarono, anzi lo definirono un malfattore, un uomo spregevole. Ma essi riconosceranno che il peccato da loro commesso fu rivolto solo contro Dio. Il popolo ebreo, conscio del reato di sangue del quale fu macchiato, crocifiggendo il suo re, domanderà di essere liberato da questa taccia infame. La cancellerà con un intenso apostolato di bene e vivrà nel sacrificio mirabile della nuova legge. Così sarà misticamente e forse anche realmente riedificata a Gerusalemme come centro di fede cattolica, allora nella stessa santa città avranno pieno compimento i simboli antichi per l'offerta solenne del sacrificio eucaristico fatto in riparazione dei peccati di Israele. Dicendo questo noi non facciamo una profezia, ma esponiamo quello che implicitamente o esplicitamente fu predetto dai profeti e che è tutto sintetizzato nelle parole di questo salmo. È certo che il popolo ebreo ritornerà a Dio e si unirà alla Chiesa cattolica. Questo ritorno non potrà avvenire senza un atto solenne di pubblica riparazione che sarà come il miserere di tutto un popolo prediletto. Davide innanzi al pontefice donato dal Signore alla Chiesa, Nathan. Le voci supplicanti della Chiesa per impetrare il perdono dei peccati. La Chiesa ricorda o recita questo salmo ogni volta che il suo cuore è umiliato innanzi a Dio, ogni volta che domanda perdono per i peccati dei Suoi figli. La voce della sua umiliazione e della sua penitenza è sempre piena di soave dolcezza ed è unita al suo Redentore, perché la penitenza della Chiesa non ha nulla di tragico o di agitato. Uniamoci ai sentimenti di penitenza che ci ispira la Chiesa e poiché siamo peccatori, rendiamo tutta la nostra vita un inno penitenziale. Che cosa possiamo presentare a Dio che non sia inquinato di miseria, di orgoglio, di vanità, di egoismo? Se vedessimo la luce divina ai nostri atti di virtù, ahimè, arrossiremmo e non sapremmo dire altro che questo, pietà di me, o oh Dio, secondo la tua misericordia. I santi si confessavano spessissimo perché non erano mai contenti della loro mondezza spirituale e noi che siamo così miserabili abbiamo bisogno di supplicare con più ragione. Lavami da tutte le mie colpe, mondami dal mio peccato. L'orgoglio ci fa scusare i nostri peccati, ci fa credere sempre di non aver mancato. È la caratteristica disgraziata dei più grandi peccatori, quella di credersi innocenti. Come è caratteristica dei sudicioni il veder pulito anche ciò che non lo è, per l'abitudine che hanno alla sporcizia. Eppure è tanto salutare riconoscersi peccatori, poiché questo riconoscimento ci apre gli occhi, ci fa vedere che abbiamo peccato contro Dio, offendendolo, e ci fa riconoscere che meritiamo i castighi che ci affliggono. Di che cosa possiamo insuperbirci, se anche un bambino nasce col peccato ed di che cosa possiamo gloriarci se abbiamo tante miserie nella nostra viziata natura? È più bello rivolgersi a Gesù Cristo, il sacramento della penitenza, perché egli ci asperga col suo sangue e ci mondi. Non ci facciamo illudere dalle voci orgogliose di una coscienza bacata che marcisce nelle sue iniquità senza rimorso. Volgiamo a Dio il nostro sguardo perché ci purifichi, ci rinnovi ci crei a nuovo e ci faccia ascoltare la voce gioiosa della riconciliazione che viene dalla Sua grazia e dalla Sua amicizia. Abbiamo peccato e tante volte scandalizzando anche gli altri, non possiamo contentarci di una riparazione silenziosa, ma dobbiamo rendere a Dio vita per vita, riconducendo al Suo cuore i peccatori con l'Apostolato. Lo zelo è la conseguenza di un vero pentimento. Ogni peccato è sempre infettivo, anche se è nascosto, diffonde un'atmosfera inquinata che deve essere purificata con lo zelo. Perciò apriamo le nostre labbra alle lodi di Dio, purifichiamoci dal reato di sangue, col quale abbiamo manomesso il sangue del Redentore, e diamo a Dio il sacrificio del nostro cuore contrito ed umiliato. È così che si ripara il peccato. È così che si riedifica in noi il tempio e l'altare diroccato, arricchendo il nostro cuore di grazia e nobilitandolo con gli atti della virtù e dello zelo.